Bene, iniziamo. Buona serata a tutti. È un piacere vedervi, è un piacere sempre rivederci di persona. Ringrazio innanzitutto il Collegio degli Ingegneri di Venezia, l'Ordine degli Ingegneri, l'Associazione Idrotecnica Italiana della Sezione di Venezia per questo incontro. Un altro libro sulla laguna, si può dire, ce n'era bisogno? Sì, ce n'è bisogno. Intanto per la qualità del libro, ma non sarò io a parlarvi per la qualità dell'autore. Ma perché la laguna è così grande che non se ne parla mai abbastanza? E soprattutto è così mutevole quello che si può fare intorno e dentro alla laguna a seconda dell'evolversi della tecnica, che i discorsi sono sempre nuovi e sempre interessanti. Si parla ancora del Mose per l'ennesima volta? Sì, si parla ancora del Mose, perché forse del Mose non si parla mai abbastanza, o forse non si parla mai in termini che non siano propagandistici, che non siano o di difesa totale o di accusa totale. Insomma, parlarne in termini reali, in termini di modello, come dicono le persone che si occupano di scienza, parlarne in termini tecnici e parlare soprattutto, e mi pare che questo sia anche l'intento del libro e della nostra conferenza, non solo di Mose, ma anche di tutto quello che è stato fatto intorno al Mose e di cui forse non si parla mai abbastanza perché si parla solo delle bocche di porco e delle soluzioni che si sono trovate. Quindi, da padrona di casa, do il benvenuto. Ringrazio il professor Adami per tutta l'attività che ha fatto e, da ultimo, per questa poderosa opera. E auguro a tutti un buon incontro di studio. Grazie. Buonasera a tutti, a chi è presente qui in sala e a chi ci segue da remoto, come si dice, e sono particolarmente felice di essere qui questo pomeriggio perché è da parecchio tempo che l'Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia si occupa del tema delle acque alte della laguna e del Mose, l'opera di difesa più importante e impattante sulla città da molti punti di vista. Credo sia doveroso farlo perché Venezia è la nostra città capoluogo, perché la sua laguna è la più grande laguna del bacino del Mediterraneo e poi perché Venezia, per la sua storia, per il suo rilievo architettonico, monumentale e culturale, è sotto gli occhi di tutto il mondo. Nell'ambito dell'Ordine di Venezia e con la collaborazione anche del Collegio, opera il gruppo di lavoro Acque Alte e Mose, che ha l'obiettivo di acquisire e rendere patrimonio comune dei colleghi ingegneri e di coloro che vogliono parteciparvi, gli studi, i progetti, i monitoraggi e tutto quanto è reperibile sui vari tavoli per incrementare la conoscenza del fenomeno dell'acqua alta in laguna, negli abitati che vi prospettano e in particolare nella città di Venezia insulare. È essenziale il taglio tecnico-scientifico che si vuole dare all'operato del nostro gruppo di lavoro, scevro da tutte quelle polemiche che in questi anni hanno inquinato la realizzazione delle numerose opere che sono state già eseguite, il Mose ovviamente in primo piano, e ovviamente anche prescindendo dalle vicende giudiziarie che lo hanno interessato. E quindi con molto piacere che concorriamo oggi a promuovere la conoscenza del libro del professor Adami, insieme anche con l'Associazione Idrotecnica Italiana, che ha voluto, il professor Adami, appunto, che ha voluto scrivere sulla laguna di Venezia, raccontando gli studi, le ricerche, insomma, le vicende che in oltre 30 anni lui le ha vissute da attore, studi che sono stati fatti in tutto questo periodo.
Lo ha fatto da grande esperto, il professor Adami è stato titolare della cattedra di misure e controlli dell'Università di Padova, è stato docente e insomma poi dirà meglio di me il professor Bixio nella sua introduzione. Insomma, comunque grazie alle sue competenze in materia di idraulica ha vissuto dall'interno l'intera vicenda del Mose, della quale conosce numerosi dettagli e quindi nel suo libro ha descritto dal punto di vista tecnico-scientifico. Lo ringrazio quindi per volerci rendere partecipi di queste sue conoscenze e per averlo fatto con un libro a carattere divulgativo che possa essere compreso da tutti coloro che hanno interesse e voglia di leggerlo, senza preclusioni e con la curiosità di sapere cosa è veramente successo alla Laguna di Venezia a partire dal 1500, perché gli inizi sono appunto nel XVI secolo, quando per la prima volta venne spostata la foce del Brenta su progetto di Fossombroni, Artico e Paleocapa. E confesso, devo dire che questa parte, questo inquadramento storico mi è molto piaciuto, professore, la ringrazio proprio perché sono cose che sono in parte note, ma non tutte note, ma messe in maniera così sistematica sono indubbiamente molto molto interessanti. Ringrazio Marco Baldini, collega dell'Ordine Ingegneri e del Collegio, efficientissimo e competentissimo coordinatore del nostro gruppo di lavoro Mose e Acque Alte, ma ringrazio anche tutti i colleghi, ce ne sono alcuni qui presenti e altri collegati da remoto, colleghi del gruppo di lavoro che forniscono sempre uno stimolante e costante apporto alle attività del gruppo medesimo. Il lavoro continua ormai da un paio d'anni e è emerso moltissimo materiale molto interessante. Ringrazio gli altri relatori del convegno di oggi, l'ingegner Redi e l'ingegner Pozzato. Ringrazio il professor Bixio che introdurrà anche ciascun relatore nel suo ruolo di presidente della sezione veneta dell'Associazione Idrotecnica Italiana, che ha promosso insieme all'Ordine e al Collegio questo incontro, insieme naturalmente con l'Ateneo Veneto. Abbiamo sentito prima la sua presidente, dottoressa Magaraggia. Ringrazio anche i colleghi dell'Ordine di Padova che hanno sostenuto la realizzazione di questo libro. E ringrazio Sandro Boato, il quale presidente del Collegio degli Ingegneri, al quale passo la parola. Buon pomeriggio a tutti quanti. Si sente, sì. Anch'io porto un breve saluto da parte del collegio che insieme all'ordine ha organizzato questo evento. Come è già stato detto, su Venezia è stato scritto, come si suol dire, di tutto e di più e anche sulle ultime vicende che riguardano il Mose, credo che tutti noi ne abbiamo lette appunto di tutto e di più. E quindi diciamo che mi sono approcciato a questo libro del professor Adami, così vabbè, leggiamo anche questo. Però insomma mi sono dovuto ricredere perché effettivamente questo libro, nella sua, come ha detto Mariano, semplicità e scorrevolezza di lettura, mi ha consentito di rifare il punto su tutta una serie di questioni che avevo durante la mia carriera lavorativa. Io ero in regione, per cui non ho seguito direttamente queste opere, però insomma. Essendo nel settore ambientale della regione, ho seguito più o meno anche tutti gli aspetti che riguardavano il problema del Mose. Siamo intervenuti sulla valutazione di impatto ambientale, con tutta una serie di approfondimenti e di studi. E devo dire che leggendo questo libro ho rifatto il quadro della situazione in modo, devo dire, esaustivo e completo, che mi ha veramente soddisfatto. Cioè, l'ho letto d'un fiato, è proprio. Lo dicevo ai miei colleghi quando ho finito di leggerlo, perché mi ha proprio interessato e incuriosito. Quindi ho accolto davvero con grande con partecipazione l'idea di fare questa presentazione pubblica in questo luogo, che peraltro è straordinario, molto, molto prestigioso, insomma. Quindi
Quindi è un libro che si legge con curiosità e con interesse. E perché l'interesse, nonostante tutto quanto ci sia stato detto, l'interesse sul tema è ancora molto vivo, nonostante gli anni che sono trascorsi, sia perché i lavori del MOSE non sono ancora del tutto terminati, sia perché le discussioni e le polemiche sono sempre molto vivaci. E devo dire che il libro del professor Adami non si tira indietro rispetto alle polemiche. Leggendolo si coglie qualche frecciatina, qualche indizio molto insomma, stimolante che invoglia e impreziosisce la lettura, a mio parere. Nonostante tutto, insomma, il MOSE ha dimostrato però che, di funzionare, e credo che questo ci consenta di, voglio dire, tirare un sospiro di sollievo tutti quanti, nel senso che c'erano molte perplessità e molte voci contrarie, anche tra la popolazione, insomma, che si è sempre divisa tra i pro e i contro su quest'opera. E quindi, secondo me, un passo avanti importante è stato fatto. E credo che appunto costituisca un valido presidio per la nostra città, anche se, come sappiamo, i cambiamenti climatici e l'incremento del livello del mare farà sì che per gli anni a venire bisognerà probabilmente pensare a qualcosa di diverso. Quindi ringrazio davvero il professor Adami per questo lavoro che ha fatto, per la sua presentazione. Ringrazio l'Ateneo Veneto per l'ospitalità che ci dà e auguro a tutti un buon lavoro. Allora, per andare avanti, questo parliamo con questo al microfono. Questo allora. Un ringraziamento innanzitutto al presidente dell'Ateneo Veneto che ha ospitato questo evento, al Collegio degli Ingegneri di Venezia e all'Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia che hanno concorso a metterlo in azione insieme all'Associazione Idrotecnica Italiana Sezione Veneta. Il titolo del libro che noi andiamo a presentare oggi è noto, è Il futuro della Laguna di Venezia, oltre 30 anni di studio, ricerche, esperimenti e opere. In questo libro questi due motivi concorrono contestualmente tra di loro, cioè da una parte si cita una parte storica, dall'altra si pensa sempre a quelli che possono essere sviluppi futuri della laguna. Questo dualismo crea una serie di tematismi che risultano di estremo interesse. Allora, il programma l'avete visto, io parlo per ora come presentazione, come presidente della sezione veneta dell'Associazione Idrotecnica Italiana, conosciuta abbastanza a Padova, un po' meno a Venezia, anche se abbiamo concorso varie volte col Collegio degli Ingegneri Veneziano a introdurre iniziative. Cos'è l'Associazione Idrotecnica? Lo ricordo brevemente, che è un'associazione istituita da lungo tempo, il 1923, con lo scopo di promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura dell'acqua nei vari aspetti relativi alla gestione delle risorse idriche, alla salvaguardia dei corpi idrici e alla difesa dell'ambiente. In questi 90 anni che ha l'Associazione Idrotecnica Italiana, di storia è stata punto di riferimento per gli interventi che riguardano il patrimonio idrico italiano ed è tuttora sede qualificata di incontro tra le comunità scientifiche e professionali al fine di divulgare e trattare problemi relativi alle acque, sensibilizzando l'opinione pubblica e la classe politica. Cioè, in sostanza, questa Associazione Idrotecnica Italiana raccoglie delle persone che si occupano di acqua, che hanno volontà di approfondire alcuni aspetti, ci troviamo e stabiliamo delle azioni che riteniamo concordi con le finalità della nostra associazione.
Ad esempio, abbiamo fatto la pubblicazione di un volume, l'Associazione Idrotecnica Italiana e gli sviluppi dell'idraulica veneta nell'ultimo novantennio, in cui ciascuno di noi ha cercato di mettere in evidenza quelle che erano le linee caratteristiche di sviluppo dell'idraulica, soprattutto nella regione Veneto. È un volume molto interessante perché si parla ovviamente anche della laguna di Venezia, ma si parla di bonifica, di irrigazione, di costruzione idraulica, di impianti idroelettrici, un po' di tutti i tematismi che caratterizzano la vita idraulica della regione. L'Associazione Idrotecnica pubblica una sua rivista, L'Acqua, che è l'unica in Italia che si occupa di temi idraulici. Ci si può abbonare, è un costo molto modesto e si possono offrire tramite la rivista dell'acqua proprie visioni e propri contributi su vari aspetti che riguardano l'idraulica. Negli ultimi tempi abbiamo cercato di curare molte iniziative, diciamo, che fossero conformi agli eventi peggiori che si fossero realizzati nel nostro ambiente. Qui abbiamo l'ultimo, quello fatto nel dicembre dell'anno scorso, Acqua e scenari climatici, nuove conoscenze e indirizzi operativi, in cui volevamo porre in evidenza gli effetti dei cambiamenti climatici per quanto riguarda vari ambienti della regione Veneto. Qui noi vediamo un tifone che interessa proprio la città di Venezia. Qui sotto noi vediamo invece l'effetto di mareggiate nel novembre-dicembre 2019 nella sacca di Scardovari con le distruzioni che ha portato. L'evento precedente che abbiamo curato l'anno precedente dimostra ancora alcuni effetti sempre delle variazioni climatiche. Questo ormai è un tema preferenziale tra quelli che si producono. Vediamo l'effetto del famoso vaporetto portato sulle rive qui a Venezia, vediamo gli effetti di piene catastrofiche, questo è il Piave, vediamo effetti di siccità molto pronunciate con alve in secca. Quindi su tutti questi temi abbiamo cercato di intervenire e di proporre soluzioni che potessero avere un seguito. Ancora l'anno precedente abbiamo curato con particolare, con particolare precisione gli effetti della tempesta Vaia, con la distruzione dei 10 milioni o più di alberi che ha portato e del dissesto idrogeologico che ne è stato conseguente. Ovviamente poi ci sono in particolare trattati i temi che riguardano Venezia.